Non si ferma il nostro viaggio nel mondo del calcio, un nuovo appuntamento live, una bellissima cornice di pubblico. C'è molta attesa per questo match che promette emozioni e spettacoli. Un grande benvenuto agli amici da casa. Piero Gipardo e Lele Adani sono pronti a raccontarvi l'emozione di questa sfida. Si è detto e scritto molto alla vigilia su questa sfida, è arrivato il momento di passare ai fatti. Prepariamoci ad assistere a quella che si preannuncia come una gara in grado davvero di tenerci incollati fino al 90esimo. Partita che promette di tenerci incollati lo schermo fino all'ultimo. Sarà battaglia vera, ragazzi, in campo tra due squadre che sono certo faranno di tutto per portare a casa la vittoria. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Partono con il 4-3-3, con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano la loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross, o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. In grafica, ecco la formazione ospite. Tecnico che mostra coraggio schierando le tre punte in un 3-4-3 sulla carta davvero sbilanciato. Da tifosi neutrali ce lo auguriamo, Pier, anche se non basta aumentare il numero degli attaccanti per segnare più gol. Bisogna trovare sempre un certo equilibrio tra i reparti. Tutto pronto, si parte. Aps punta la porta, si riprenderà dunque con un fallo laterale. Ferma tutto e riconquista il pallone. Proseguono nell'avanzata. Attenzione, perde un pallone pericoloso. C'è l'offside, interviene l'arbitro che ferma il gioco. Forse poteva ritardare un attimo il passaggio qui per cercare di evitare il fuorigioco. Duncan. Poi a palo, portiere bravo qui con il riflesso. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, palla ancora in zona pericolosa. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Palla ancora lì dopo la deviazione. Si gioca. Possono colpire di rimessa. Selemakers. Poteva essere un'iniziativa interessante, ma pallone è finito sul fondo, occasione buttata. Intervento troppo vigoroso, sarà calcio di punizione. Ha spazio per andare. Occhio alla conclusione. Efficace l'intervento del portiere.
ha sui piedi il pallone del vantaggio. Non è finita. Buono qui l'intervento del portiere. Palla buttata via. Non può sbagliare. La respinta corta del portiere. E c'è il gol! Dopo il primo mezzo miracolo del portiere, lui non ha sbagliato. Il replay evidenzia come il portiere non abbia colpe sul gol. Ha fatto il massimo. Sfortuna ha voluto che la palla finisse di nuovo a un avversario che da lì non poteva sbagliare. E dai, il tecnico non sembra aver apprezzato l'atteggiamento e la concentrazione della sua difesa. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Con il numero 98, Artem Dumbia. Dumbia. Buona qui la circolazione, non hanno nessuna fretta. Aps. Manovrano elegantemente con questa serie di passaggi. Mette il corpo. Ottimo intervento in area. Si giocherà per altri 60 secondi. Finisce qui la prima frazione, squadra che fanno rientro dagli spogliatoi. Ci siamo! C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Riconquista un pallone importante. Taglia in due la difesa con questo lancio, attenzione. Selemakers. Guadagna metri. Calcio d'angolo a disposizione per raddoppiare il vantaggio. Il tecnico ha deciso questo cambio. Nicolas Pierini entra con il numero 17, Dennis Jonsen. La tocca corta. Celik. Buono qui il giro palla. Intervento perfetto che evita guai. Niente da fare, il difensore recupera. Pallone riconquistato, possibilità. Selemakers. Porta palla. Si mette bene sulla linea del passaggio e recupera il pallone. Il signor Daniel De Frassine è pregato di presentarsi all'ingresso. Grazie. Selemakers. Perfetto il tempismo qui, salva una situazione complessa. Aps. Possibilità di contropiede, attenzione. Può venire fuori qualcosa di importante.
supera il diretto avversario. A caccia del gol del pari. Palla che finisce sul palo, rimbalza, attenzione, pericolo. Si continua a giocare. Stavano per riaprirla pochi minuti dalla fine. La conclusione si è stampata contro il legno, negando loro il gol del pareggio. Lascia il campo con il numero 98 ATM Verdi. Dentro con il numero 21 Paolo Di Bala. Gara che volge al termine, risultato che sorride ai padroni di casa che dovranno resistere agli ultimi assalti. Non è facile conservare la lucidità dopo aver speso tanto, Pier, questo va detto. Per mettere la vittoria in cassaforte è normale che deve alzarsi il livello del... Che occasione, Pier! La mette giù bene, può calciare. E c'è la rete! Bravissimo qui, è arrivato per primo sulla risposta del portiere. Questo replay del gol. Sulla prima conclusione il portiere era riuscito a metterci una pezza, ma si è dovuto arrendere, perché il secondo tentativo è imparabile. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Con il numero 21 Paolo Di Bala. Ci saranno da recuperare due minuti. Duncan. Finisce qui, ottimo risultato anche grazie al fattore campo. Hanno avuto la meglio al termine di una vera e propria battaglia, una battaglia campale contro una squadra che ha dato l'anima. Un motivo in più per celebrare questo successo di misura. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. È stato autore di una prestazione sicuramente positiva. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prova che premia il lavoro suo, ma anche della squadra.